Sono Giuseppe Cerbone, sono direttore generale del gruppo Ferrarelle. Siamo il quarto gruppo per volume del mercato italiano delle acque minerali. In un mercato del genere, per sopravvivere devi avere molte frecce al tuo arco. Devi essere molto competitivo sui costi di produzione. Devi proporre soluzioni ai consumatori in modo che ti scelgano. Siamo 400 persone e gestiamo 6 brand al momento di acqua minerale. 3 sono premium, sono Vita Snella, Ferrarelle e Fonte Essenziale, e 3 sono regionali. E adesso abbiamo iniziato questa avventura del riciclo, perché abbiamo costruito uno stabilimento intero per trattare plastiche post consumo, quindi bottiglie diciamo che il consumatore destina al rifiuto, e da queste ottenere attraverso i procedimenti che avvengono in questo nuovo impianto materiale per nuove bottiglie. Nella classica economia circolare di cui sentiamo tanto parlare attualmente, noi chiudiamo il cerchio e facciamo da bottiglie. E quindi abbiamo pensato addirittura a uno stabilimento intero dove raccoglieremo e processeremo molta più della plastica che mettiamo sul mercato, perché la plastica che mettiamo sul mercato è intorno a 18-20 mila tonnellate, ma noi ne ricicleremo almeno 30 mila. Noi siamo molto contenti del coinvolgimento di ASCI nel nostro progetto. Li vediamo molto vicini, molto prossimi a quelle che sono le nostre esigenze. Sono immediati e molto disponibili. Una sensibilità di ASCI verso le problematiche che noi poniamo, che abbiamo posto, e la volontà di crescere insieme su questa strada, di percorrere questa strada insieme portando il reciproco contributo. Noi vediamo questo tema della sostenibilità ambientale come cruciale, ce l'abbiamo nei nostri valori e desideriamo essere l'azienda leader, quella che detta la strada, perché è chiaro che da soli non possiamo cambiare le cose. Noi siamo stati capaci di fare una cosa, lo possono fare tutti, e se facciamo tutti in questo modo le cose cambiano. Noi cambiamo il futuro.